Allora, oggi era convocato il direttivo nazionale della CGIL, cioè il più alto organismo decisionale della CGIL, proprio dentro Expo. Una scelta scellerata secondo noi, perché è veramente assurdo che la CGIL decida di andare lì, non tanto per parlare con i lavoratori e le lavoratrici di Expo, ma che decida di fare il suo direttivo lì. E simbolicamente significa condonare quel modello di sviluppo, cioè dire che quel modello di sviluppo va bene, invece quel modello di sviluppo, quel modello di lavoro, di sfruttamento va assolutamente combattuto. Siamo entrati dentro Ex e ci siamo messi lì a volantinare e a dire le ragioni per cui secondo noi quel modello di lavoro, di produzione, di sfruttamento, di cementificazione, di corruzione è un modello sbagliato. Strillavamo degli slogan e volantinavamo con lo striscione aperto. Insomma. E a un certo punto, dopo una ventina, 25 minuti, sono arrivate le guardie di Expo e poco dopo la polizia a strattonarci lo striscione per strapparcelo dalle mani. Non abbiamo fatto resistenza, però non gli abbiamo lasciato lo striscione, abbiamo chiesto che appunto non ci venisse portato via lo striscione, perché non stavamo facendo niente di particolarmente violento se non manifestare le nostre ragioni e contestare certamente quel tempio di malaffare e di sfruttamento che è Expo. E quindi c'è stata un po' di tensione, ma devo dire non è sfociata in una rissa, appunto perché noi non abbiamo... Abbiamo cercato di tenere sotto controllo la situazione, nonostante peraltro, per capirci, io sono caduta per terra, cioè uno dei nostri compagni è stato buttato il telefonino per terra mentre riprendeva. Comunque quando è arrivata la polizia ci hanno chiesto di identificarci, non c'è stata resistenza pubblica ufficiale, eppure siamo stati presi e portati in una caserma interna ad Expo e trattenuti lì per circa tre ore e mezza, e ci hanno rilasciato intorno alle 3 del pomeriggio. Non c'è un'accusa a nostro carico, ma siamo indagati per presunta violazione, manifestazione non autorizzata e resistenza pubblica ufficiale. Ovviamente poi vedremo come andrà avanti la cosa, noi naturalmente ci difenderemo, ma soprattutto difenderemo il diritto di contestare quel modello. Tutto parte dalla scelta infausta, veramente scellerata, della CGIL di tenere il suo direttivo lì. Quando siamo usciti dalla caserma, fuori ad aspettarci c'era Susanna Camusso con altri della segreteria nazionale, e devo dire lì gli abbiamo appunto detto che appunto contestavamo la sua scelta. Lei ha provato a dirci che il direttivo si è fatto lì per andare incontro ai lavoratori, ai delegati proprio in quel luogo, e noi gli abbiamo detto che non è così. E allora, se è così, l'avremmo voluta vedere noi lei davanti ai cancelli della Fiat a Mirafiori, quando i nostri compagni delegati della FIOM sono stati costretti ad uscire fuori quando Marchionne non gli consentiva più di fare il delegato dentro la fabbrica. Ci sarebbe piaciuto al limite fare il direttivo fuori dai cancelli della Fiat, farlo dentro Expo dopo che l'ha fatto il PD e dopo che l'ha fatto Confindustria, ha tutt'altro sapore, soprattutto dopo che la CGIL insieme a CISL e UIL hanno firmato l'accordo quadro che consente il lavoro gratuito dentro Expo. Perché ricordo che il lavoro gratuito, così come tutte le forme di precariato che si sono in questi mesi prodotte dentro Expo, è stato reso possibile in deroga alla legge per un accordo firmato da CGIL e CISL e UIL all'epoca, l'anno scorso, un accordo sbagliatissimo. In questo senso sì, era del tutto in continuità con quell'accordo fare il direttivo dentro Expo. Noi abbiamo criticato quell'accordo, abbiamo criticato oggi il direttivo, soprattutto abbiamo criticato dentro Expo. Siamo tutto sommato, ti dico, siamo riusciti a portare quella critica dentro quel posto, non più fuori come avevamo provato a fare il 1° maggio, e insomma, penso che abbiamo fatto la cosa giusta. Chi ha fatto la cosa sbagliata non siamo noi.